Ragazzi, io vi invito a passare nella pagina Instagram di Otaku League che tratta diversi argomenti sugli anime e sui manga come AMV, meme, sfondi e tanto altro ancora. È una pagina molto divertente e molto originale. Quindi, ragazzi, fateci un salto. Konnichiwa a tutti, amici Otaku, e ben ritrovati al mio nuovissimo video sulle curiosità anime. Oggi parleremo di Fire Force, come si evince dal titolo. Non perdiamo tempo e andiamo a scoprire queste curiosità. Il quotidiano nipponico Yomiuri Shimbun riporta che il terzo episodio dell'anime Fire Force ha subito delle variazioni a seguito dell'incendio agli studi di Kyoto Animation. Sono state modificate alcune scene e alcuni dialoghi. I cambiamenti riguarderanno anche i restanti episodi della serie. La produzione dell'anime, tratto dal manga Fire Force di Atsushi Okubo, aveva comunicato la decisione di rimandare la messa in onda e la diffusione in streaming del terzo episodio, previsto per il 20 luglio. I manga Fire Force e Soul Eater di Atsushi Okubo si sono uniti per promuovere l'uscita dei rispettivi manga, e il protagonista di Fire Force, Shinra Kusakabe, e l'eroina di Soul Eater, Maka Albarn, si mostrano insieme indossando la divisa dei pompieri. L'immagine sarà utilizzata per i poster che saranno affissi nelle librerie giapponesi per promuovere l'uscita del volume 17 di Fire Force e il secondo volume della Complete Edition di Soul Eater. Okubo, in una intervista, disse dove trovò le sue aspirazioni. Infatti, il suo manga preferito era Dr. Slump. Il suo stile, però, non fu mai influenzato da altri scrittori, quanto piuttosto dai film. In particolare, fu sempre affascinato dalle pellicole di David Lynch e dagli horror. Per Fire Force, però, dice che sicuramente La città perduta ebbe un ruolo importante grazie alla sua ambientazione steampunk. La prima generazione di poteri rappresenta gli infernali, o gli zombie in fiamme. La seconda, invece, può controllare le fiamme, ma non crearle. La terza, invece, possiede un potere a tutto tondo, perché può creare e manipolare il fuoco. Però è sbagliato dire che un personaggio di seconda generazione sia più debole di uno di terza, perché ognuno ha i suoi trucchi. Riguardo alle somiglianze con il suo precedente lavoro, Soul Eater, Okubo ha dichiarato: la più grande differenza è il concetto di vita. In Soul Eater il punto centrale era la morte, si uccideva e si ottenevano le anime. Qui invece volevo parlare dell'importanza di salvare vite, è un approccio diverso. L'autore, alla domanda di cosa lo fece rimanere più sorpreso dell'opera nel corso della sua creazione, rispose che Inawa ha avuto una evoluzione pazzesca. Dalla persona seria e rigida, che controlla sempre che tutto sia in ordine, in seguito invece diventò un personaggio bizzarro e comico. Okubo come arrivò a creare gli infernali? Ebbene, in una intervista di Comic Book, il mangaka ha rivelato che, mentre creava il manga, pensò a cosa potesse raggiungere una più ampia fetta di pubblico. Pensò subito a qualcosa di spaventoso, ma soprattutto agli zombie. In quel momento gli vennero in mente degli zombie in fiamme. All'inizio pensò ai militari per combatterli, ma siccome si tratta di fuoco, optò per i vigili del fuoco. L'autore aveva già in mente, fin dall'inizio dell'opera, il finale di Fire Force. Anche se non spesso si commenta questa situazione, l'universo fumettistico nipponico non è esente da competizione. Non ci stupisce, dunque, se Atsushi Okubo, autore di Fire Force, abbia polemizzato circa un presunto plagio della sua idea. Ma cerchiamo di capirci meglio. Nell'ultimo numero della rivista Weekly Shonen Magazine, il sensei Okubo, padre di Soul Eater, ha dedicato il suo commento settimanale a un presunto plagio della sua nuova opera, un'accusa potente che gli appassionati del titolo hanno girato su Promer. Il lungometraggio della serie Trigger, Kill la Kill, è firmato da Imaishi, celebre regista nel settore, la cui ambientazione pare essere per certi versi analoga a quella di Fire Force. Il suo messaggio dunque segue quanto qui riportato. Devo smettere di parlare dei dettagli delle mie idee ai miei conoscenti prima ancora che esse vengano serializzate, dal momento che potrebbero venire plagiate ovunque. Atsushi Okubo quindi la tocca piano, evidentemente seccato per una situazione che inizia a sentire ingestibile, anche un po' colpevole per avere una lingua troppo lunga. Questa spiacevole situazione ha chiamato in causa gli appassionati che, in vista dell'uscita cinematografica del nuovo progetto di Hiroyuki Imaishi,
ha fatto viaggiare la fantasia in quello che credono essere il principale diretto interessato al commento dell'autore. Bene ragazzi, il video finisce qui. Conoscevate già queste curiosità? Se non è così, spero comunque che vi siano piaciute. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, condividere il video con i vostri amici otaku e magari seguitemi anche su Instagram. Ah, e mi raccomando, attivate la campanellina per seguirmi quando caricherò altri video. Matane minna!